Casa, dolce casa. Cosa devo fare? Arredare come in The Sims ora? Sai che forse non ho detto una cavolata? Forse devo davvero arredare. Cosa sta facendo? Ah, è il... Ciao! Fammi uscire! Va bene, ti faccio uscire. Grazie! Dai, vieni su. Ti porto a fare un giro. Va bene, vengo. Miglior besto friendo. Mi ha fatto una casina. Ti immagini crolla tutto per qualche X motivo? Crolla tutto quanto, cade tutto di sotto. Allora, mi sembra per il momento molto in linea col film. Non ho visto niente di diverso dal solito. Però, boh, lo vedremo più avanti, immagino, se cambia qualcosa. Madonna mia, per essere un macinino di 700 e passa anni, quello si apre con una perfezione chirurgica. Dunque, adesso quindi cos'è? Esatto, stavo giusto dicendo, il mondo è libero. Gira il mondo, sono nascosti degli oggetti. Te prodotto è per passare alla visuale prima persona. Per guardarti intorno userà la levetta. Quando appare l'avviso, rivela oggetto sconosciuto. Premi, raccogli l'oggetto premendo quadrato, provaci subito. Ho visto... Eccolo lì. Ok. Oddio, ma quindi davvero... Raccoglilo. E lo so già che cos'è? Ah, è un binocolo! Grande! Oli. Ma dai, c'è anche la cutscene quando trovi gli oggetti! Ma che grandi! Ma bellissimo! Oh, e qua vede l'astronave! No? Ah, no! No, direi di no che non vede l'astronave. Vabbè, lo scarafaggino. Bravo, ha distrutto tutto. Ok, quindi a volte per proseguire devi fare qualcosa apposta. Va bene. Quella potrebbe essere un'altra unità Wally funzionante. Va subito sulla cima della torre per dare un'occhiata. Non vorrei dire una cavolata, ma se non ricordo male, quella unità non è quella che poi lui in realtà scambia per appunto un'unità funzionante, ma nel concreto poi non funziona e gli ruba i pezzi anche. Prendila, già che ci siamo, scusami, sfruttiamola. Ecco qua, grande, prendi tutto. Mamma mia. Oh, comunque, per essere il gioco che è davvero interessante. Complimentoni. Perché non fanno più giochi così? A proposito, posso vedere quanti oggetti ci sono? Ok, no, non me li fa vedere. Peccato, peccato. Ma l'energia di Wally si consuma nel tempo o si consuma se vengo colpito? Allora, io intanto, esatto, prendo un pochino di sole che non si sa mai, grazie. Ecco qua, io cerco di raccogliere... No, Wally! Dall'altra parte. Dicevo, cerco di raccogliere tutto quello che è possibile raccogliere. Poi ovvio che come prima partita cerchiamo di fare tutto il possibile. Cerchiamo di giocarlo anche letteralmente, anche solo per il gusto di giocarlo. Ma scusami, ma giusto curiosità. Zero proprio, non si distruggono neanche se gli lancio un oggetto, queste? No, proprio no. D'accordo. Oh, calmo, calmo. Pianino, eh. Oh no. Ma che... Porca miseria, ma... È veramente bello sto gioco. È stata una gran bella scelta. Complimenti a me. Che doppio colpo, mamma mia, grande. Ma io riesco a puntarlo da qua, il laser? Sì, riesco, perfetto. Prendilo. Prendi tutto. Anche perché, scusami, siamo già a 30 scatole, il che vuol dire che secondo me una volta uscito da lì abbiamo già fatto. O forse a zone. Ogni zona della mappa c'hai... 8 oggetti da distruggere. Può essere. Bravo. Mamma mia, ma siamo bravissimi. Ah no, vuoi vedere che
Può essere, ma non ne sono sicuro. Vuoi vedere che in realtà tu hai... L'obiettivo della missione è distruggi 30 scatole, ma ce ne sono di più di quante te ne servono? E perché, scusami, almeno penso, vediamo. Siamo a 29 e ce n'è una lì. No, forse no. Forse ho ragione sulla mia prima teoria, ovvero che ogni zona della mappa c'ha tot oggetti da trovare. Ok, non mi sembra ci sia nient'altro. Io proseguirei. Vediamo se la mia idea è giusta. Sì. Era solo quella zona lì, perfetto. Madonna mia, quanti punti abbiamo fatto. Giorno lavorativo. Che bello. Non pensavo di dover lavorare anche durante i videogiochi. Sì, certo. Vabbè, adesso... Adesso sembra un po' più modello 3D, quello di prima era palesemente un pezzo di cartone. L'altra unità Wally è ancora in cima alla torre, entra nell'edificio e trova il modo per accedere ai piani superiori. Fammi indovinare. Ci sarà un ascensore? Io intanto devo girare tutta la visuale. Cos'è stato? Ok, comunque da questo lato non si passa. Lascia fare il lavoro a Wally. Lascia fare il lavoro a Wally. Uno ne è rimasto. Sono rimaste meno unità Wally che Saiyan. C'è tanto spazio nello spazio. C'è tanto spazio. Andate fra le stelle. Ma niente oggetti? Siete via. Mi sa che qua per fare pulizia di tempo ce ne vuole, fra. E ok, mi sa che... Allora, mi sa che devo prendere un po' di velocità qui per saltare, vero? Ecco qua, a posto. Dunque, là abbiamo un vortice. Prendi un po' di spazzatura, bravo. Ah, 40 scatole, Dio mio. Beh, per capire quanto ci manca di un livello basta vedere quante scatole siamo. Prendila, bravo, no. Vabbè, non importa, dai. Ti si vuole bene lo stesso. Lanciala. Lì. Perfetto, ne manca ancora una. Prendila. Bravo. Esatto, come immaginavo. Vediamo, c'è qualcosa. Più che altro dobbiamo fare attenzione. Mi sembra di averlo visto muovere, no. Dobbiamo fare attenzione agli oggetti segreti, perché se si nascondono letteralmente a caso, è un problema trovarli. No. Prendi spazzatura. Prendila, bravo. Mira là sopra, bravissimo. Non ci arrivo, vero? Sì che ci arrivo, bravo, grande. Ok, no, non era quello che dovevi fare. Allora, un po' di velocità qui. Un po' di velocità qui. No, credo che non mi serva, vero? Io intanto proseguo dove dobbiamo. Cos'è quello? Un vortice ti blocca la strada. Per liberarti di questo ostacolo passa alla visuale prima persona e usa il tuo laser. Oh, ok, va bene. Non farò domande a riguardo. Vai, bravo. Ok, preso. Stavo dicendo, il problema è prenderlo. Ecco fatto, grazie. Dai, siamo già... a un quarto della missione. Ma che bello, scusami. Sì, fa anche la... Cioè, lascia la striscia. Ma che bello, mamma mia, ma... Cacchio, questi sono i giochi in cui la Disney davvero ci si metteva d'impegno, secondo me. Non so poi cosa successe negli anni fra Disney e anche la DreamWorks, sia chiaro. Però, cavolo, questi erano davvero gran bei gioconi. A me dispiace anche un po' che... non esista più quella cultura di creare il gioco, attenzione, basato anche su un film. Ci sta, ormai non siamo più in quell'epoca. E anzi, molto spesso, se esce qualcosa riferito... Eccola là. Come ci arrivo? Riferito a un film, a un videogioco... Credo di dover arrivare da lì. La gente ha paura del risultato. Aha.
e neanche buoni motivi spesso. Ok, eccoci qua. Dammi. Grazie. Con un'unica direttiva. Dove? Ora sono qui per aprire la vita. Ah, eccolo, questa è la vita. Però scusami, io non capisco della cosa del sole, quando è che consumeremmo la vita? Vabbè, io intanto passo da questa parte, attenzione. Vediamo che cosa abbiamo trovato. Ah, ma il mucchietto è sempre, diciamo, particolare, quindi in teoria dovrei sempre vederlo, in teoria. Upa. Che bravo. Sono contento che poi queste animazioni sono fatte effettive e non sono pre-renderizzate, perché almeno le vediamo in alta qualità. Oh no, l'ombrello. No, è volato via. Ok, no, meno male. Bravo, Wally. È un peccato. Ah, non lo prende? Eh beh, certo. Ah no, scusami. Ce n'è un altro? Ma cosa fa? Ah! No! L'ombrello. Vuole riprovarci, dai. No? Infatti dicevo, come lo metterà via che è più grande del suo zaino? L'ha messo, in teoria. Che tra l'altro, perché io vi dico che era bello il periodo in cui la Disney, ma anche la DreamWorks, Warner Bros, si impegnava a fare titoli del genere, tratti da film, cartoni e tutto il resto? Perché alla fine questi progetti, anche se, che ne so, andavano oltre il progetto originale, mettiamo caso Monsters & Co. e l'Isola dello Spavento, che comunque c'entra con il film e con i personaggi, ma è una storia a parte, contestualizzata in quel luogo, era bello, era fatto bene e comunque ti lasciava del tempo per divertirti. I giochi basati sui film, quando seguivano la trama del film, parere mio, erano perfetti, perché tu conosci il film, dici, ah ok, qua succede questo, qui succede questo. Quando a volte sostituivano qualcosa, per esempio Madagascar, il primo usciva bene. Gli altri, quando va fuori totalmente dal contesto della storia, avete visto il risultato? No, no. Ok, 50 ne vuoi, mamma mia, esagerazione. E io a quanto sto di scatole? Me lo dici adesso che ne romperò queste? Sono a... cavolo, siamo a 15. Poco, eh. Ma... ah, ok, posso distruggerle anche con laser queste, perfetto. E allora easy proprio. Grazie. Per un attimo pensavo si sarebbe attivata un'animazione dove mi cercavano di schiacciarmi. Questa porta di sé ha subito dei ingenti danni, usa il cubo esplosivo. Cubo esplosivo? Abbiamo dei cubi delle bombe? Voglio le bombe. Allora, è strano il sistema in cui lui prende velocità, perché mentre ti muovi lui è come giocare a un gioco di macchine, però non è un gioco di macchine. È strano come concetto, però cavolo. All'inizio il sistema di movimento è strano, onesto. E dove lo trovo il coso bombe io? Dove la trovo il cubo bomba? Allora, lì intanto abbiamo un oggetto. Quindi vabbè, in teoria li vedo sempre. Prendilo. In teoria li troviamo sempre gli oggetti. Wally, lo prendi per favore? Rivelato oggetto sconosciuto. Ok, me lo prendi? Ok, cioè, ci ha messo un po' ad arrivarci, ma ce l'abbiamo fatta. Ah, va bene. Perché Wally... esatto, se lo mette in faccia ora. Vabbè. Che in teoria non dovrebbe neanche essere riuscito a prendere, perché non c'è abbastanza spazio per fare effetto ventosa. Sopra e sotto c'è tanto così di spazio, ma comunque. Ma no! Occhio a non distruggerti, che sennò come ti aggiustiamo? C'hai la coda ora. Ma dai! Puff. Ecco, mettilo via, va. Che poi... come hai fatto lo sei solo tu, ma comunque. Oh, a livello di animazioni è incredibile comunque. In ogni caso abbiamo bisogno di un cubo esplosivo. La domanda del giorno è, dove lo trovo? Questa piattaforma non c'era prima. A meno che, scusami, forse... qua?
Ok, no, questo mi apre il passaggio. Per fortuna che non è a tempo, meno male. Grazie, attenzione a non andare troppo oltre. Qui che cosa abbiamo? Una roba di sicurezza. Ricorda questo codice e riproducilo per ottenere l'accesso. Ah, Simon 6. Blu, giallo. Ah, ok, perfetto. Giallo, rosso, rosso. Altro? Arancione, blu, giallo, blu. No, Wally. No, da capo. Mamma mia. Giallo, arancione, rosso. Giallo, arancione, rosso. Che in realtà non è stata colpa mia. Io avevo puntato il punto giusto. Rosso, arancione, rosso, rosso. Hai via libera. Grazie. E grazie. Delle chiavi. Non dirmi che è a tempo però, vero? Il cubo esplosivo è di grande aiuto contro una porta di sicurezza danneggiata. Ricorda che i generatori di cubi esplosivi hanno sempre qualcosa per te. Non credo sia a tempo, però... Mamma mia. Meglio muoversi lo stesso. Meglio muoversi il più velocemente possibile lo stesso. Mamma mia. Ok, ora ho capito come facciamo a perdere salute se stiamo troppo vicini alle esplosioni. Bravo. Io devo arrivare là sopra comunque. Distruggi. Di qua, bravo. Distruggiamo quello. Fatto. E in realtà è proprio facile distruggerli così tornado. Basta proprio puntare in un punto e loro tanto ci andranno di conseguenza. Ok, qua dobbiamo ingegnarci un po' skateboarder. Vai. Bravo, esatto. Esattamente quello che ho appena detto. Io proseguo per il momento e continuo. No, sali su. Wally. Ok, incastrato. Continuo, dicevo, a muovermi in queste zone per trovare tutti gli oggetti, compresi quelli nascosti. Mi urta il fatto che il salto sia così limitato. Mi urta tantissimo la cosa. Dunque. Anche qui abbiamo quello di sicurezza. Sì. Componi il codice corretto per ottenere l'accesso. Ovvero? Ah, oddio. Non ho capito. No, aspetta. Come faccio? Non ho capito. Il codice corretto per ottenere l'accesso. Ma mi devi spiegare come? Ah, ok. Sbagliavo io perché schiacciavo il quadrato. Ok. E tutte le altre volte dovevo fare quadrato. Scusami. Ecco fatto. Ok, quindi... No. Ecco fatto. È meno male. Ok, non sono difficili per fortuna. E questo, ok, mi serve per passare da quella parte. Ma che bello, cioè, bellissimo, bellissimo, veramente. No, ho saltato. E devo ricordare che quando faccio quella roba qua non devo fare il salto. Allora, prendiamo velocità e... Mamma mia, ma Wally skateboarder? Non ci avrei mai pensato manco io come cosa. Allora, ora dobbiamo salire. Io andrei prima da questa parte che è più corta. Anzi no, andiamo prima nella parte alta, va? Ok, però devo distruggerla prima per passare. Mi serve della spazzatura. Ma giusto così per curiosità, ma se io uso questo, che così facciamo il botto. Perfetto, è stata l'idea giusta. Prendiamo velocità. E eccoci arrivati, bravo, attenzione che non voglio rifarmi tutto il percorso, bravissimo. Che purtroppo, come vi dicevo, è un attimo cadere qui. Ecco fatto, attenzione, dai che siamo già quasi a 50, perfetto. Allora, devo saltare lì, arrivare lassù. Beh, oddio, forse non mi serve il salto, sai? O forse sì. Sì, potevo farlo in entrambi i modi, meglio. Quindi uno,
Grazie. Dai che ce ne mancano solamente tre, che penso siano là dentro, vero? Però ne vedo due. O sbaglio? Attenzione. Ne vedo solamente due. No, ok, me ne ha dati due lui. Ottimo. Ah, ok, dicevo, per dove usciamo? Però scusami, io ho visto, o forse l'ho già rotta, però non mi sembra. Non c'era... Ah, ok, era la cassa che c'era qua dietro, perfetto. Stavo dicendo, c'era una cassa qua vicino. Perfetto, ecco qua tutte le chiavi. Mi fai passare? Dio mio. Mamma mia, è un po' esagerato qua, E però vorrei sapere quante chiavi mi mancano, cioè quante scatole ci mancano. Vai, passa. Bravo. No, e che palle. No, fammi salire. Oh, oh, no. Vai, salta, bravo. Perfetto, ancora una. Credo di non averne mancate. Credo, non ne sono sicuro. Vediamo prima di entrare qua dentro. Non mi sembra di aver lasciato nulla. Perfetto. Ah, qua devo fare skate per poter prendere velocità. Ottimo. Vai, bravo. E madonna mia, tanto siamo già veloci per il momento precedente. E ok, devo salire qua per proseguire. Non credo, ripeto, di aver dimenticato nulla. Spero. Spero. La madonna, è un ninja. Allora, lì ce ne sono altre, quindi non penso di aver dimenticato nulla. Infatti siamo a 32 su 40. In teoria, credo che stiamo andando bene. Attenzione, piano. Ecco fatto, bravo. Grazie. Puoi salire qua sopra? No, mi serve qualcosa da lanciargli. Ah, no, in realtà, aspetta, mi basta fare così. Prendiamo un pelo di velocità e via. Mamma mia, l'animazione del salto è sempre così particolare. Dai che me ne mancano quattro. Una è lì. E no, quelle sono chiavi. No, questa no, però. Perfetto. Grazie e grazie. Chissà quante me ne servono. Qua abbiamo altre chiavi. Ma come ci arrivo lì? Allora, facendo così è ok. Però le chiavi non sono magnetiche. Devo raggiungerle. Forse devo fare il giro per lungo. Dobbiamo fare il giro da questa parte. Molto probabile. Ma allora aspetta, forse avevo ragione io sulla quantità di scatole. Scusami, io non sono a 49 ora? Mannaggia. Non sono a 49? O a 39? Adesso c'ho un attimo di vuoto. Allora, mi sa esatto che per fare questo lancio devo salire qua sopra, prendere velocità. Ma io come ci arrivo? Scusami, ma queste chiavi io? Come le prendo? Non ci arrivo mica là. Vabbè, una cosa alla volta. Prendiamo velocità e facciamo codesto salto. Bravo, piano, frena. Bravo. Che ora qui, passettino alla volta, Perfetta, no, giuste, eravamo a 38 allora. Bravo, calmo, ottimo, tutto quanto. Ma la porta, quindi. Allora, abbiamo lasciato un po' di chiavi in giro, ma forse anche delle chiavi ce ne sono più di quante servono. In ogni caso, per andare da questa parte basta fare così. Però tipo quella lì là sopra, per questa basta fare così. Bravo e grazie. Sai che forse mi servono 30 chiavi e quindi anche quella lì sopra mi servirà. La domanda rimane la stessa. Come ci arrivo? Esatto, me ne servono 30, ti pareva. Ah, ok. È un saltino piccolino, pensavo peggio. Me ne mancano 5 e in teoria, se ho fatto i conti giusti... Di qua c'è altra roba. Dicevo, se ho fatto i conti giusti, qua ce ne sono 5. Bravo. Ok, prima di attivare il coso, fammi vedere un attimo
Cosa c'è qua dentro? Effettivamente potrebbe esserci un oggetto segreto che non ho neanche controllato. Assumi la forma scatola per evitare i getti di vapore, l'unico modo per non subire danni. Fatto. Oggetto da qualche parte? Eccolo qua. Te l'avevo detto che c'era qualcosa. Ah, è un megafono. Wally. No, ti prego. Ah, ok, pensavo di usasse il megafono in faccia. Ecco, infatti. No, lo sto per schiacciare. Ah, ok, no, l'ha messo solo via. Beh, tre aree, tre oggetti, in teoria, credo che abbiamo fatto tutto giusto. Vediamo qui. Dovrebbe essere tutto a posto. Vabbè, livello completato. 800 punti. Vorrei... tornare un attimo. Siamo a 1000 punti. Vorrei tornare un attimo al livello dei bonus allora a questo punto. Tutti gli oggetti, tutte le casse. Mua.